Intanto diamo il buongiorno a tutti quelli che ci guardano in streaming. Siamo come al solito nello studio di Web di Fila, TV dell'Italia dei Valori per questa serie di dibattiti, di web dibattiti sulle elezioni amministrative. Dopo essere andati a Torino, a Napoli ieri sera e Vercelli anche abbiamo fatto, oggi è la volta di Reggio Calabria dove a sindaco della città è candidato l'avvocato Aldo De Cariti dell'Italia dei Valori. Ecco, però cominciamo con il consigliere Giuseppe Giordano, che sappiamo ha un impegno impellente, deve andare all'ultimo consiglio provinciale, se non mi sbaglio. È vero, Giordano? L'ultimo consiglio provinciale del mandato, dopo 5 anni, gli ultimi adempimenti per chiudere l'esercizio, anche finanziario con il consuntivo, quindi questo adempimento oggi, così concludiamo questo lungo mandato molto importante per me e per la provincia. Ecco, le faccio la prima domanda. È la prima volta che si presenta una lista di DV al Comune di Reggio Calabria. Quali sono state le difficoltà? Intanto devo premettere che l'Italia dei Valori da un anno è stata, come dire, creata su questo territorio di Reggio Calabria. Infatti lei opportunamente ci chiede perché è stata presentata per la prima volta che si presenta la lista a elezioni amministrative già dove il partito nelle altre realtà della Calabria era già presente nelle tornate precedenti. Le difficoltà sono quelle che si incontrano a creare, ad allestire una squadra che abbia quella logica e quell'obiettivo dell'Italia dei Valori, che è il DNA, quindi il progetto fondante dell'Italia dei Valori, cioè scardinare un sistema che è patologico e creare una classe dirigente, quindi dare l'opportunità a giovani e donne motivati, giovani e donne che portano in sé quei valori che noi vogliamo diffondere e che vogliamo soprattutto diffondere dentro le istituzioni. Quindi non è stato facile creare, tra l'altro, le liste sia al comune di Reggio Calabria, dove abbiamo il nostro candidato sindaco Aldo De Cariti, attorno a cui si è creato un grande entusiasmo, si è creata una squadra che ha la capacità e la forza di portare avanti queste battaglie, questi nostri valori e di veramente inaugurare una stagione di cambiamento per la città, un risorgimento della città attendo da troppi decenni e che noi vogliamo avviare, rifondando anche un centro-sinistra che ha dimostrato in tutti questi anni tutti i limiti, dall'altro di un consociativismo, di un trasversalismo con le altre forze politiche del centrodestra che hanno creato questo danno e questa arretratezza sociale, economica e politica alla nostra città. Ecco consigliere, buongiorno innanzitutto. Io le volevo chiedere, Massimo Donati, quando ha presentato la candidatura di De Caridi, ha parlato di voto utile, perché? Il voto utile, quello che noi chiediamo è un voto utile per il cambiamento. Basta data come dire, questo poltronismo di ritorno che qualcuno dei maggiorenti del Partito Democratico vorrebbe in nome di un voto utile per governare. Noi vogliamo invece un voto utile per governare il cambiamento, per rifondare questa città, soprattutto un voto utile per scrivere una pagina che sia all'insegna dell'etica e della morale, dell'etica politica, dell'etica pubblica, di un'etica che deve trovare spazio e deve trovare il punto cruciale dentro le istituzioni. Noi vogliamo un'istituzione che sia credibile all'occhio dei cittadini, una città che è dilaniata, un comune che è in dissesto finanziario, una realtà politica che vede forze trasversali che si alternano, che governano, che accentuano solamente il tutto in nome del potere, che non danno spazio a quella parte di società che in nome della meritocrazia e della competenza è costretta ad andare altrove. Allora noi vogliamo invertire questa tendenza, chiediamo un voto utile per sconfiggere il malaffare, per sconfiggere l'andrangheta, per mandare al Consiglio Comunale una classe dirigente, una squadra fatta di giovani, donne, motivate, pulite, che possono creare quella vera pagina, quella vera forza di cambiamento che la città aspetta e che la città, sono convinto che ci darà, ci consentirà, dandoci forza, la nostra lista, a entrare nelle istituzioni, a creare quelle istituzioni che devono essere istituzioni non solo credibili, ma aperte al cittadino, istituzioni in cui il cittadino si debba sentire parte integrante.
Ecco, mi scusi, solo una parentesi perché non l'abbiamo fatto prima, ci presentiamo. Io sono Danilo Sibaldi, la collega è Annalisa Lo Spinuso, questo per completezza di informazione. Consigliere Giordano, Reggio Calabria, parliamo di temi ambientali. È una città che si è distinta nella raccolta delle firme sul referendum contro il nucleare, il legittimo impedimento, quindi ha dato un grande apporto. Oltre 10.000 firme sono state raccolte nel comune. Ecco, quindi questo dimostra una grande attenzione per i temi ambientali da parte della cittadinanza anche. Ma è una cittadinanza che ha bisogno anche di avere dei punti di riferimento. Noi abbiamo raccolto le firme l'anno scorso e sono orgoglioso di dire che Italia dei Valori ha fatto un ingresso nel panorama politico, pubblico, sociale di questa città con i temi importanti sull'ambiente, sul nucleare, in tempi non sospetti. Noi abbiamo fatto questa battaglia come partito e Reggio Calabria ha risposto. Reggio Calabria c'è una grande sensibilità, c'è una grande attenzione, c'è una grande voglia di essere protagonisti, di ritagliarsi un protagonismo democratico fatto sui temi. E noi i temi li abbiamo offerti alla città. È stato faticoso, ma abbiamo creato anche una piattaforma, un humus per il partito in tutta la provincia, tutte le realtà, anche quelle periferiche, hanno risposto e abbiamo lavorato alacremente nei mesi estivi. E abbiamo trovato una grande attenzione, abbiamo trovato una grande volontà di appropriarsi degli spazi democratici. Il referendum è un istituto importante e noi per questo ci crediamo e puntiamo come partito. Reggio Calabria darà una grande risposta anche il 12 e 13 giugno e quindi sulle tematiche ambientali non ci siamo tirati mai indietro. Io voglio ricordare anche la battaglia che abbiamo fatto non solo sul nucleare, la centrale a carbone di Saline. Siamo stati la prima forza politica in consiglio regionale, in quel consiglio regionale dove stiamo facendo una vera opposizione di cambiamento costruttiva, a presentare in tempi non sospetti, perché noi seguiamo i problemi, siamo attenti ai territori, cogliamo le sensibilità dei cittadini e le traduciamo con atti nelle istituzioni. La prima mozione la presentammo noi a luglio, quando tutti ci dicevano ma no, ma forse poi non si farà, forse state facendo una battaglia che non è utile. E poi l'utilità si è vista. A novembre tutti si sono dovuti accodare alla nostra battaglia, al nostro modo di interpretare la presenza delle istituzioni, dicendo no alla centrale a carbone. E noi ora vogliamo ribadire no al nucleare, ma vogliamo fare una battaglia per l'acqua pubblica, vogliamo fare una battaglia di chiarezza anche rispetto al gestore dell'acqua in Calabria, che è la Sorical, di cui la regione non solo è ente partecipante, anche ente controllore, un controllo che non viene esercitato con i comuni, piccoli comuni che vengono vessati dalla Sorical. E noi abbiamo fatto da mesi facciamo questa battaglia coinvolgendo tutte le realtà locali, l'associazionismo, i comuni, perché crediamo che queste sono le vere battaglie di democrazia nell'ambiente, ma nella buona politica che noi vogliamo portare avanti. Complimenti ancora per questo impegno. Noi la salutiamo visto che ha questo impegno impellente, consigliere Giordano. Io saluto voi, saluto anche l'onorevole Messina, saluto tutti voi, ringrazio coloro che ci hanno ascoltato e che altro dire, un in bocca al lupo a tutti coloro i quali sotto il vessillo dell'Italia dei Valori stanno facendo una battaglia importante per questo paese, per dare uno sprazzo di luce, per dare una vera speranza concreta, per scrivere una pagina che sia di democrazia, che sia di chiarezza per questo nostro paese. Grazie. A lei buona giornata. E proprio con Grazie. Messina continuiamo. Buongiorno, onorevole. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, lei è stato commissario di DV di Reggio Calabria per un anno e mezzo e sappiamo che ha ottenuto dei risultati molto apprezzabili. Era partito da quasi a zero e oggi invece ha un consigliere regionale, una lista al comune, una lista alla provincia, tanti giovani impegnati con l'IDV per il progresso della città. Ecco, un gran bel risultato, possiamo dire. Sono stato commissario regionale in Calabria proprio in un momento particolare. A cavallo si è costruito in parte e poi a cavallo con le elezioni regionali che hanno portato l'Italia dei Valori a conseguire un risultato importante, ad avere una percentuale che è andata al 5,4%, che non è poca cosa in una regione del sud come la Calabria, e a eleggere, passando da un consigliere regionale a tre consiglieri regionali, quindi uno è il consigliere Giordano che saluto, e gli altri due consiglieri, uno su Cosenza, Talaricco, e uno su Crotone, Emilio De Masi. È un risultato importante, ma che è dettato da una politica di cambiamento,
in Calabria si è avviato proprio in quel periodo da parte dell'Italia dei Valori. L'Italia dei Valori, voglio ricordare che alle elezioni regionali non si è schierata con il candidato del centro-sinistra, che poi era lo IEC, anzi noi contestavamo con forza quello che era stato il governo regionale dei 5 anni dell'oierismo calabrese, e al contrario abbiamo fatto sponda e forza sulla società civile candidando Callipo, che è un industriale, che è una persona che si è messa a disposizione della collettività, della cittadinanza calabrese, per dare una svolta e un cambiamento. Quell'evento ha portato a un grande risultato, che è stato proprio quello di una presenza rafforzata, ma soprattutto ha dato un segnale di cambiamento ai calabresi, dimostrando che era possibile, al di là della destra presente in Calabria e capitanata da Scopellitti e dai suoi amici e sodali, e di un centro-sinistra che al contrario invece era guidato da Loiero, che francamente non può essere portato, almeno per l'Italia dei Valori, a simbolo di un cambiamento nel centro-sinistra, proprio di un fatto, per un fatto anche culturale, si è data la possibilità ai calabresi di cambiare. Ecco, questo è il risultato ottenuto. Credo che oggi la logica, ne parlava il consigliere Giordano, la logica con cui Italia dei Valori si presenta anche a Reggio Calabria con un suo candidato sindaco è una continuità con quella proposta politica. Italia dei Valori vuol dire ai cittadini calabresi: avete la possibilità di voltare pagina, ve ne diamo l'opportunità e vi garantiamo che da questo punto di vista coloro i quali verranno eletti, se sarà il sindaco De Caridi, io me lo auguro, e coloro i quali verranno eletti in Consiglio Comunale, saranno lì a tutelare le ragioni dei cittadini. Ma non è una frase fatta, perché qualcuno può anche, lo dicono tutti alla fine, chi si presenta alle elezioni dice sempre fa gli interessi della collettività. Ecco bene, noi abbiamo fatto una selezione a monte, nel momento in cui abbiamo fatto le nostre candidature, già alle regionali, ma l'abbiamo fatto anche per le comunali, abbiamo scelto soggetti che nella vita non debbono vivere e campare di politica, ma vogliono mettersi a disposizione degli altri, e che nella vita hanno già dimostrato di sapere fare qualcosa, di valere qualcosa, rispettando la legge e garantendo quelli che sono i diritti dei cittadini. Ecco, appunto, onorevole, lei ha parlato di cambiamento. Mi sembra di capire che a Reggio Calabria, in tutta la Calabria, si sta seguendo una politica identitaria, a scegliere il candidato per il suo contributo che può dare al partito piuttosto che una percentuale di voto. Crede che appunto questa politica possa ripagare il partito e magari essere adottata anche per la scelta dei parlamentari? Io credo che l'Italia dei Valori è un'identità forte della quale deve andare orgogliosa. È chiaro che nelle proprie scelte deve essere riconoscibile. Quindi avere, per esempio, candidato a sindaco l'avvocato Aldo De Caridi, personalità e professionista serio di Reggio Calabria, dimostra che c'è una volontà di voltare veramente pagina. E questo va detto con forza. L'Italia dei Valori non si deve vergognare di affermare i propri valori, anzi noi, ecco, il tema deve essere questo, una contaminazione positiva del centro-sinistra. Dove il centro-sinistra non è in grado di autorigenerarsi, noi i nostri valori dobbiamo mettere a disposizione della collettività, dimostrando che attraverso il rispetto della legge, nell'interesse di tutti, si può governare e governare anche bene. Ecco, passiamo adesso al candidato sindaco, l'avvocato Aldo De Caridi. Ancora buongiorno, avvocato. Parliamo di Reggio Calabria, una grande città del sud con i grandi problemi di ogni città del sud, reduce fra l'altro dall'amministrazione Scopelliti-Raffa, che lascia un grande buco soprattutto di bilancio e problemi non indifferenti. Ecco, qual è l'eredità che lascia Scopelliti-Raffa appunto, e quali sono le ricette per sanare questa eredità pesante? Sì, grazie. Innanzitutto vi ringrazio per avermi chiamato per questa intervista, ringrazio e saluto l'onorevole Ignazio Messina. E sì, la domanda è ce la siamo posta e abbiamo dato anche delle risposte. Cioè, questa città, come tutti sanno, ha un grosso punto di bilancio ed è allo sbando completamente, tutti i servizi non sono garantiti ai cittadini e la macchina amministrativa, burocratica non funziona. Quindi, se io ho definita in qualche
mio discorso in qualche altra intervista come una nave che fa acqua da tutte le parti. Quindi bisogna ripararla, bisogna riparare i guasti che sono stati fatti dall'amministrazione uscente, bisogna riportare innanzitutto alla efficienza e alla ordinaria, alla normalità, all'ordinaria amministrazione questo ente comunale. E bisogna incentivare soprattutto le persone che sono capaci e in qualche maniera emarginare e mettere da parte chi invece non fa il proprio lavoro e non rispetta la legalità. Poi bisogna, si deve allora partire, ripartire perché questa città è una città bellissima, ha delle potenzialità enormi e questa città addirittura è ripartita quello è l'esempio a cui mi riferisco sempre, dopo il terremoto del 1908 è stata ricostruita dalla Macerio con una buona politica e con la partecipazione di tutti i cittadini. Ha subito nel corso degli anni delle grosse ingiustizie, però in momenti difficili si è sempre trovata insieme, unita e ha avuto la forza di reagire. Io mi auguro che questo avvenga ancora oggi. Ecco, avvocato, lei viene appunto da una famiglia di magistrati, ha subito anche due attentati dinamitardi. Secondo lei è possibile restituire ai cittadini una città pulita, pulita dalla collusione, pulita dalla commissione con la mafia? Io ci credo. Io ho avuto l'opportunità, come tanti giovani, dopo l'università di andare fuori, o fare anche l'università fuori da Reggio Calabria, trovare un lavoro fuori, dove ci sono, soprattutto al nord, delle possibilità maggiori, perché l'economia, l'Italia è divisa in due, e purtroppo il meridione è sempre più distante dal nord più ricco, economico, la politica viene fatta soprattutto al nord e per il nord. E quindi io ho il mio impegno, l'impegno sia di lavoro, che la mia scelta di stare qua è una scelta anche che mi ha insegnato mio padre con l'impegno che ha profuso non solo nel suo lavoro ma anche nel sociale e questo impegno mi ha portato anche a dire sì a questa richiesta di candidarmi a sindaco. È un impegno per la mia città e lo faccio con l'amore di cittadino, perché sono convinto che tutti i cittadini di Reggio amano la propria città e io sono convinto che è possibile. La città vuole, i cittadini vogliono avere una speranza di pulizia, di onestà, di futuro, perché altrimenti sarebbe troppo triste questo. Corrado Alvaro diceva che è una città senza speranza, una città che perde il senso della giustizia, è una città morta, e Reggio non è una città morta. Ecco, torniamo dall'onorevole Ignazio Messina. Sappiamo che il candidato dell'IdV, l'avvocato De Caridi, è appoggiato da serie dai comunisti italiani e l'IdV appoggia alla provincia Nocera di Serra. Ecco, in altre città invece non è stato possibile questa alleanza, anzi prevalgono le divisioni. Perché secondo lei? Io credo che il centrosinistra deve lavorare in Italia. Io il risultato comunque lo do in termini positivi da responsabile antirocai nazionale, avendo una visione complessiva. Il centrosinistra è stato in grado di formulare una proposta unitaria nella maggior parte dei comuni e delle province italiane al voto. Segnale che una politica di dialogo tra del centro-sinistra mirante a costruire un progetto alternativo di governo, che diciamolo con franchezza, noi partendo dalle città dobbiamo costruire un progetto alternativo al governo Berlusconi, e il centro-sinistra o comprende questo oppure rischiamo di favorire ancora Berlusconi e il berlusconismo. Io non parlo di vicende personali del premier, su cui si possono fare tantissime discussioni, ma proprio su una cultura
quella del governo berlusconiano. Noi stiamo proponendo una cultura diversa che parta dal basso. Vuol dire, è riuscito nella maggior parte delle città italiane, ci sono delle eccezioni come Reggio Calabria o come Napoli, dove questo non è stato possibile. Aggiungo, non è stato possibile non per volontà dell'Italia dei Valori. Questo va detto con chiarezza per sgombrare il campo. L'Italia dei Valori ha messo a disposizione le migliori candidature a disposizione di una coalizione. La coalizione in alcuni casi ha avuto paura di autorigenerarsi, diciamolo francamente. È accaduto a Napoli, dove, come sapete, dopo tutte le beghe che ci sono state, il PD ha fatto le primarie, l'esito non è stato gradito ai più, hanno annullato le primarie, hanno poi inventato un altro candidato. Noi, voglio ricordare, il candidato dei Valori, l'onorevole De Magistris, è stato candidato solo dopo il fallimento delle primarie del centro-sinistra a Napoli, dalle quali noi siamo rimasti esclusi. E quindi questo dà un segnale. Noi abbiamo messo a disposizione la migliore candidatura. O il centro-sinistra capisce che le migliori candidature, da chiunque provengano, se vengono dall'IdV ben venga, se vengono da SEL, dal PD, devono essere le migliori forze spendibili per vincere sul territorio. Non dobbiamo fare interessi di bottega. In qualche caso è prevalso l'interesse di bottega e quindi, per quanto ci riguarda, noi abbiamo preferito il cambiamento. La nostra offerta è quella fatta ai cittadini di dire: volete cambiare, volete città pulite, volete città libere dalla mafia e dalla criminalità organizzata. Voglio ricordare che i nostri candidati, già a partire dalle regionali, sono stati presentati le nostre candidature col certificato penale alla commissione antimafia, a dimostrazione alle prefetture, a dimostrazione che prima di entrare nelle istituzioni devi garantire che chi si candida sia un soggetto affidabile, quindi pulito, non colluso, perché solo così puoi pulire le istituzioni. E credo che la Calabria, ma non solo, ne abbiano un grande bisogno. Scopellitti in Calabria ha lasciato al comune di Reggio, lo diceva prima Aldo De Caridi, ha lasciato dei buchi di bilancio enormi, e per questo è stato la sua compagine promosso a presidente della regione. Non voglio pensare, nemmeno immaginare quello che lascerà alla regione, ma dobbiamo dire che contro quella proposta è possibile una città diversa. Questo va detto agli abitanti di Reggio, che hanno una città che ha grandi potenzialità, come diceva De Caridi. È chiaro che se tu favorisci la collusione, è chiaro che se gli appalti non saranno affidati in maniera regolare, ma affidati agli amici, facendo entrare l'andrangheta all'interno delle istituzioni, è chiaro che lì non cambi, anzi, vai indietro e avrai un'Italia sempre più a due velocità. Per questo motivo l'Italia dei Valori, e lo ribadisco, in una logica di costruzione del centro-sinistra, in una logica di costruzione del centro-sinistra, è andato insieme agli altri dove era possibile, ma con forza ha rivendicato i propri valori nel momento in cui questo non era possibile. Secondo lei com'è stata accolta dai cittadini questa voglia di rinnovamento, di legalità? Ecco, la proposta dell'Italia dei Valori è stata ben accolta in tutta quanta la Calabria? Io credo che in Calabria abbiamo tolto ai cittadini calabresi l'alibi di dire: sono tutti uguali. Perché in politica spesso c'è questo malcostume diffuso di dire: vabbè, tanto sono tutti uguali, scelgo quello che mi conviene di più in termini economici, quello che conosco e mi può fare il favore, quello che mi può dare la raccomandazione, quello che, se faccio l'imprenditore, magari in cambio di una tangente mi favorisce nell'appalto. Però c'è un'altra Calabria che al contrario dice di no a tutte queste cose. Noi abbiamo tolto l'anima, nel senso abbiamo candidato soggetti che, e in questo caso Aldo De Caridi, che non ha assolutamente collusioni di alcun tipo, ma che ha una storia completamente opposta, di chi si è opposta sempre alla mafia e alla criminalità organizzata, che viene da una famiglia di magistrati, che viene da una famiglia di professionisti, che viene da una famiglia che non deve campare di politica. E ha messo a disposizione la propria candidatura dei cittadini di Reggio Calabria. Non c'è alibi per i cittadini calabresi, non c'è alibi per i cittadini di Reggio Calabria. Oggi hanno veramente la possibilità di cambiare le cose nella loro città se lo vogliono. Se invece non vorranno cambiare, si terranno quello che hanno. Certamente Reggio Calabria in questo momento non mi pare che sia nelle classifiche nazionali tra le prime città d'Italia, credo che sia tra le ultime, a dimostrazione che governare
per interesse privato, governare in combutta con mafia e criminalità organizzata non fa crescere l'economia, non favorisce l'interesse generale dei cittadini, ma fa arricchire qualcuno a danno dell'intera collettività. La collettività si può anche risvegliare e oggi a Reggio Calabria ha l'opportunità di affidarsi a un soggetto competente, capace, affidabile, persona per bene, che potrà garantire questo cambiamento. Ecco, sicuramente il nuovo sindaco di Reggio Calabria avrà un grande lavoro da fare. Torniamo proprio al candidato a sindaco IDV di Cariti. Avvocato, le faccio una domanda che ci è arrivata tramite la nostra mail. Ricordiamo a tutti che chiunque può inviarci domande per i candidati a questa mail, staffidv@gmail.com. Ci scrive Giuseppe di Reggio Calabria, ha 40 anni, e ci chiede come si pone lei nei confronti della proposta sul reddito minimo garantito. Noi ti proponiamo in maniera positiva, perché il nostro programma, la nostra attività politica è un'attività che include la solidarietà, l'impegno per il sociale è ai primi posti della nostra proposta, della nostra politica. E quindi noi abbiamo parlato che abbiamo innanzitutto detto che ci sono delle situazioni di sacche di povertà nei cittadini, nel paese, nel meridione, che vanno aiutate e quindi il nostro impegno è quello di fare di tutto, tutto il possibile perché questi cittadini che siano in queste situazioni svantaggiate abbiano l'aiuto della politica. Abbiamo chiesto e chiederemo aiuto alla Chiesa, alle associazioni, perché ci segnalino situazioni di disagio, situazioni di povertà, perché un paese non può essere, una città, quindi anche un paese, non può essere democratico e libero se non c'è un impegno verso le classi più povere e più deboli. E mi riferisco non soltanto alle persone che hanno questo reddito minimo e si trovano in situazioni di povertà, ma anche e soprattutto agli handicappati. È una città dove le barriere architettoniche, per esempio, devono essere riviste, perché non ci sono molte barriere, l'impegno per le famiglie di questi handicappati. E quindi noi ci poniamo di fronte ai deboli, di fronte a queste persone che hanno bisogno, offrendo tutto l'aiuto possibile. Ecco, avvocato, lei ha parlato del welfare, dello Stato sociale, però purtroppo Reggio Calabria ha anche un primato negativo per quanto riguarda il tasso di disoccupazione giovanile. Come intende affrontare questo problema? L'occupazione giovanile è uno dei grossi problemi non solo di Reggio Calabria ma anche del Mezzogiorno. La città ha bisogno di flussi di denaro che venga da fuori. Noi abbiamo pensato che le politiche per la città di tipo economico debbano partire sfruttando quelle che sono le potenzialità della città. Reggio Calabria è una città di mare dove il turismo è una grande risorsa e quindi pensiamo di un progetto che apra il porto alla città facendo un porto turistico, apra alberghi sulla via Marina. Il Miramare deve essere secondo noi utilizzato, non venduto, utilizzato dall'amministrazione comunale come un centro alberghiero, un centro di formazione, una scuola alberghiera o altro, facendo non solo manifestazioni ma anche facendo crescere una scuola per i giovani perché si possano essere in condizione di formarsi, fare ricerche e sperimentare nuove fonti. C'è un esempio molto importante, quello della Germania dell'Est, che è quello di dare incentivi
ai giovani e alle imprese per proporsi sul mercato, investendo nei progetti. Un altro impegno è quello del creare e favorire il microcredito. Io vedo che c'è una banca già, Banca Popolare delle Province Calabre, di cui io sono socio fondatore, e che è stato un impegno proprio a favore dei giovani, a favore di chi ha idee e non solamente un patrimonio o qualcosa che per favorire i giovani e chi ha la possibilità e vuole impegnarsi per un lavoro, per un progetto che sia non solo un impegno e un lavoro che contribuisca a far crescere l'individuo come è giusto, ma che contribuisca a far crescere la società e che dia un contributo alla crescita della città. Torniamo ancora all'onorevole Messina per chiederle, onorevole, se sente anche lei, come ci dicono da più parti, questa voglia di cambiamento e di rinnovamento da parte dei cittadini che arriva proprio dal basso e anche e soprattutto verso le posizioni dell'Italia dei Valori, quindi legalità, aiuto a chi è più in difficoltà, eccetera. Sente nel Paese questa voglia di cambiamento e crede che con le amministrative e ancor più forse con il referendum possa verificarsi questo cambiamento appunto? Sicuramente sì, girando per l'Italia intanto abbiamo visto crescere il nostro numero di amministratori, oggi in Italia ne abbiamo oltre 1500, siamo al governo in tutte le regioni del governo centro-sinistra con rappresentanze importanti, a dimostrazione di un lavoro capillare che è stato fatto sul territorio, ma che è un lavoro, come dire, di squadra e che ha creato il consenso, perché tutti i nostri eletti hanno trovato la loro elezione attraverso un riconoscimento del lavoro svolto e un consenso rispetto a questo. Aspettiamo questa tornata elettorale, ma pensiamo tranquillamente di superare la quota 2000 amministratori, a dimostrazione che si dà all'Italia dei Valori sempre maggiore fiducia per essere all'interno delle istituzioni. È una fiducia che il partito si è conquistata giorno dopo giorno grazie al lavoro intanto del Presidente Antonio Di Pietro, dei gruppi parlamentari, ma soprattutto di chi sul territorio, anche senza ruoli istituzionali, ha dimostrato di voler dare una mano per il cambiamento nei fatti, grazie a coloro i quali sono stati per le strade a raccogliere le firme per il referendum, nelle migliaia di banchetti che abbiamo fatto. Se oggi l'Italia parla di referendum e quindi ancora una volta di libertà e di democrazia, e grazie ai tanti militanti dell'Italia dei Valori che sono stati per le strade a raccogliere firme, anche quando pioveva, quando nevicava. Abbiamo raccolto più di 1 milione di firme per ogni referendum, insieme a quelli dell'acqua per quanto riguarda l'acqua pubblica, per quello del nucleare e del legittimo impedimento. Vedete, i referendum sono un segnale straordinario di cambiamento, perché i referendum non sono soltanto le tre singole questioni, ma all'interno del referendum c'è il progetto alternativo di governo rispetto a questo centrodestra che sta governando in questo momento il Paese, che è la proposta dei tre valori fatta ai cittadini. E la voglio velocemente indicare. Innanzitutto, per ciò che attiene l'acqua pubblica, non è soltanto dire che l'acqua deve rivendicare la pubblicità dell'acqua, ma riaffermare un principio straordinario, che ci sono dei diritti inalienabili che non possono formare oggetto di commercio e di mercimonio, e quindi sono il diritto all'acqua, alla salute, all'istruzione. Questi devono essere garantiti a tutti e nel migliore dei modi, contrariamente a chi sta governando oggi che pensa al contrario di privatizzarli, perché vedete, ve li immaginate, l'acqua ai privati significa costituire un monopolio di fatto privato, e ogni imprenditore privato ha un obiettivo, quello di fare maggiore utili possibile col minor costo possibile, quindi aumenterà i costi dei cittadini e darà peggiori servizi. Allora vedete, la politica dei diritti dell'Italia dei Valori, insieme alle altre, alla società civile, al Forum per l'Acqua in questo caso. La seconda questione, no al nucleare, non significa soltanto no a una politica scellerata e tardiva di questo governo che vuole investire oggi, quando tutti i paesi dismettono, vuole investire sul nucleare. Purtroppo la tragedia di Fukushima, ma prima Chernobyl, dimostra che il nucleare crea dei danni irrimediabili senza ottenere alcun beneficio in termini di risorse. Ma al contrario, è la politica di cambiamento, cioè di chi deve investire nelle risorse e nelle energie alternative. Ovviamente
controllando, regolando, perché anche lì nascono subito gli interessi della mafia e criminalità organizzata. Cito uno per tutti, in Puglia, dove ci sono grandi investimenti, ma dall'altra parte anche già grandi interessi. Pensate che la mafia non pensa a mutare gli impianti fotovoltaici, ma a smaltire i pannelli fra 20 anni, perché devono smaltire il silicio. Quindi dobbiamo stare al passo coi tempi per cercare di garantire un ricambio in termini di energia, ma dall'altra parte ovviamente garantire i controlli. Ma se non porti all'interno delle istituzioni soggetti affidabili e voglia fare controlli, ci metterà all'interno delle istituzioni soggetti che al contrario andranno a spartire qualche mazzetta, di destra o di sinistra che sia. Ecco la differenza. E l'ultimo è il legittimo impedimento. Anche lì non è solo processiamo il premier, quello certamente il premier va processato, se ha commesso dei reati va condannato, se non li ha fatti deve essere assolto, ma va sottoposto a giudizio. Ma significa affermare la nostra Costituzione. Tutti in giro parlano di rispetto della Costituzione, alla fine in realtà non rispetti nulla, perché se metti in discussione già i primi articoli, il primo che dice tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, evidentemente metti in discussione la Costituzione. E allora no, ad impedire il processo al premier significa rispettare le leggi e la Costituzione. Vedete, è un progetto talmente normale e rivoluzionario in questo paese, perché oggi in questo paese chi sta governando a livello nazionale, ma purtroppo tanti a livello locale, a livello che stanno governando così, governano nell'interesse proprio, tentando di farla franca, quando invece c'è da rispondere alla legge e ai cittadini. Quindi io credo che l'Italia dei Valori oggi è veramente un grande punto di riferimento per questo cambiamento, che non vuol fare in solitario, attenzione, l'Italia dei Valori lo vuole fare perché lo comprendiamo, una grande coalizione sempre più grande che possa governare i comuni, partendo dalle città, governare anche l'Italia. Ho parlato di referendum e ricordiamo ai nostri spettatori che si voterà il 12 e il 13 giugno. Io volevo sapere a che punto il piano per il Mezzogiorno è stato anche uno dei punti cardini su cui il governo ha ottenuto la fiducia lo scorso 14 dicembre. Assolutamente a nulla. Come tutti i proclami di questo governo, vedete, in campagna elettorale ne stanno facendo ogni giorno uno nuovo, proclami su proclami che poi, finita la campagna elettorale, spenti i riflettori, si rivelano il nulla. C'è un Sud assolutamente abbandonato, una politica condizionata, ma l'ha detto Bossi in questi giorni, il governo è condizionato dalla Lega, la Lega è in mano tutto e comanda tutto. Chiaramente, diciamocelo, in realtà in Italia questo sta accadendo e la Lega condiziona pesantemente e quindi gli investimenti al Sud vengono di fatto fortemente sminuiti. Si tenta di costruire un'Italia a due velocità, anche il federalismo fiscale è una grande opportunità se consenti alle città e alle regioni di partire allo stesso nastro di partenza. Io qui non voglio assolvere il Sud rispetto a colpe che amministratori nel tempo hanno e che hanno creato un grande deficit economico nelle nostre regioni, lo dico da siciliano, ma il tema è diverso. Oggi, al netto di questo, se tu non fai partire tutte le regioni dallo stesso nastro di partenza, il federalismo non farà altro che aumentare queste disfunzioni, perché tu dovrai, con ciò che produce la tassazione in quella regione, dovrai pagarti i servizi. Allora capite bene, se a Venezia il reddito, le entrate pro capite fiscali sono di 1.600 euro l'anno per cittadino e a Palermo o a Reggio Calabria sono circa 350 euro l'anno, capite bene che le risorse sono di gran lunga inferiori. Allora come fai a garantire una sanità che funzioni, un'istruzione che funzioni, le opere pubbliche che funzionino? Devi provare a fare le compensazioni. Voi pensate che questo governo vorrà compensare il Sud a danno o levando al Nord? Sicuramente no. E quindi ecco la differenza sostanziale. Allora, i proclami del governo oggi non fanno altro che accentuare questa volontà di presa in giro dei cittadini a vantaggio di una classe dirigente squalificata che si avvantaggia, è la classe, per essere chiari, è la classe degli Scaiola che si vanta del fatto di non essere stato rinviato a giudizio, però non ha detto a nessuno per quale motivo ha avuto 900.000 euro con 28 assegni per comprarsi una casa. Io credo che nessuno di coloro i quali oggi ci ascolta, e spero siano veramente tanti, si sia mai presentato al notaio per comprare qualcosa e abbia trovato degli assegni posizionati su un tavolo che pagassero ciò che dovevamo comprare senza sapere da dove provenissero e per quale motivo erano lì.
Allora, il tema è proprio questo, la differenza, ecco il riferimento, l'Italia dei Valori cosa può dare? Una politica diametralmente opposta a quella che noi stiamo vivendo. E dico di più, il voto a De Caridi, così come il voto a Luigi De Magistris, dobbiamo far capire ai cittadini che è un voto conveniente. Sembra un assurdo, ma è un voto conveniente, perché i cittadini si mettono lì ad analizzare il voto. È più conveniente avere un sindaco nel momento in cui c'è una gravissima crisi occupazionale, dove c'è una disoccupazione giovanile che supera in Calabria, ma anche in Campania, in Sicilia, supera di gran lunga il 35%. È più conveniente avere un sindaco e un'amministrazione che garantisce concorsi pubblici regolari, dove tutti possano tranquillamente partecipare, avere un sindaco che al contrario accetta raccomandazioni e mazzette per far passare uno rispetto all'altro. Ne favorirà uno, ma ostacolerà l'affermazione dei diritti di tutti gli altri. Aggiungo, se dobbiamo fare gli appalti, è più conveniente avere un sindaco che garantisca appalti regolari, che faccia partecipare le ditte che se lo meritano, che siano ditte non colluse con la mafia, e che possa, avendo dato degli appalti regolari, nella fase di esecuzioni, non essere ricattabile, per cui vada lì e se la ditta fa il lavoro bene, ben pagata, ma se va male può essere anche penalizzata e siano imposte le sanzioni. Poi al contrario, più conveniente, lo dico a tutti i cittadini che ci ascoltano, avere al contrario un sindaco e un'amministrazione collusa che si mette d'accordo con le ditte appaltatrici, magari in odore di mafia e criminalità organizzata, nel momento in cui vincono l'appalto, alla fine io ho fatto il sindaco in Sicilia e capitavano queste cose, nel momento in cui vinci l'appalto per esempio per asfaltare le strade della città, invece di asfaltarle mettendo 5 cm di asfalto, ce ne metti 2. Capite bene che c'è un danno alla collettività. Ma se io sono ricattabile, se io sono d'accordo con la ditta, non vai a contestare a quella ditta che invece di aver messo 5 cm di asfalto ne ha messi soltanto 2. Dico ai cittadini, è più conveniente oppure no? È più conveniente avere un sindaco che nel rispetto della legge, come diceva prima, dei Caridi, Fasca gli ultimi, le associazioni di volontariato, o al contrario, è meglio avere un sindaco che favorisce le associazioni perché fanno capo a qualche amico e magari prendono solo i fondi pubblici, ma alla fine non fanno niente per agevolare quelli che sono i soggetti disabili, per coloro i quali sono in difficoltà. Questi sono i temi, ecco perché dico che il voto dato all'Italia dei Valori, agli amministratori dell'Italia dei Valori, è un voto di convenienza. Il cittadino non deve votare per altro se non per convenienza, perché all'interno delle istituzioni ci stiamo soggetti che fanno gli interessi di tutti in maniera molto semplice, banale, ma lo dicevo prima, rivoluzionario, rispettando la legge. Noi abbiamo la presunzione di voler dimostrare che nel rispetto della legge si può costruire, una collettività può crescere e può andare avanti. Per capirci, siamo contro la logica affermata con l'ultimo decreto di sviluppo economico che ha fatto questo governo, naturalmente in campagna elettorale, che dice alla Guardia di Finanza, lo dice il ministro Tremonti, lo dice il Premier, dice alla Guardia di Finanza, ed è uscita pure una lettera di Befera, direttore dell'Agenzia delle Entrate, dice basta i controlli presso le ditte, fate dei controlli meno forzati, perché le ditte possono anche disturbarsi. Noi diciamo una cosa diversa, lottiamo l'evasione fiscale, basta alla tutela degli evasori. Di questo il governo non parla. Ecco, è più conveniente per un cittadino avere chi lo governa che lotta agli evasori, o al contrario colui il quale garantisce l'evasione. E certo, è un tema importante che va approfondito in maniera molto, molto seria, ma proprio di questo vorrei continuare a parlare con il candidato sindaco De Caridi. Avvocato, come si resiste alla forte pressione della criminalità organizzata in una regione a forte presenza dell'andrangheta? Facendo il proprio dovere, impegnandosi per le cose giuste per tutti. Bisogna che noi tutti siamo sottoposti a una continua pressione nel nostro lavoro, però io sono convinto che se noi nella vita quotidiana, nella vita politica, nel nostro lavoro, manifestiamo il nostro impegno, siamo persone per bene, ma non con i proclami, con quello che diciamo, ma soprattutto con quello che facciamo.
E allora la svolta si può, c'è sicuramente, io ho degli insegnamenti, i miei modelli sono quelli, non potrei fare diversamente. Quindi tutti quelli che vogliono e si sentono e sono persone oneste, devono fare semplicemente il proprio dovere, il proprio lavoro, devono mettere nell'impegno quotidiano tutto quello che riescono a dare. Solo così si può andare avanti, solo così si può essere un futuro, una speranza per i cittadini onesti. E io credo che la maggioranza di tutti, solo qualcuno, ecco, la maggior parte dei cittadini di Reggio Calabria vuole una città pulita, una città che abbia una speranza di un futuro, e i loro figli, i giovani sono attenti a queste cose e quindi hanno bisogno che soprattutto chi è chiamato a rivestire delle responsabilità attraverso i comportamenti, attraverso la semplicità, attraverso il rispetto della legge, attraverso i valori della etica, della moralità, della legalità, attraverso la cultura che comincia proprio dal voto, dalla manifestazione del voto. Il voto non deve essere una specie di baratto, come spesso, come troppo spesso viene barattato, e con la promessa di un diritto, con la promessa di un posto di lavoro, con la promessa della casa, con queste promesse che sono proprio dei diritti dei cittadini. I giovani, tutti i cittadini hanno diritto a lavorare, hanno diritto alla casa, hanno diritto a vivere in una società pulita, in una società civile, in una società che dia a loro una giustizia sociale e pari opportunità. E allora bisogna cominciare da lì, bisogna cominciare dalla fare capire che il principio della sovranità popolare è un principio su cui si è fondata l'Italia, insieme al principio del lavoro. Questo diritto, che è il diritto al voto libero, il diritto al voto pulito, il diritto al voto secondo coscienza e conoscenza, e allora appartiene ai cittadini, è un momento cruciale della democrazia, ed è non per caso il diritto alla sovranità a scegliere i rappresentanti politici e al numero uno, all'articolo 1 della nostra Costituzione. Però noi questo dobbiamo realizzarlo ancora, purtroppo, e quindi in questo momento di grande confusione dobbiamo cercare di vedere dentro noi stessi, e cercare di vedere quella luce che c'è dentro noi stessi e c'è in tantissimi cittadini, perché possiamo accendere quella speranza, quella candela che ci possa guidare nel buio della notte in questi momenti, e se accendiamo più candele il buio della notte sarà meno buio, e la luce sarà sempre più forte e ci darà una speranza nuova per andare insieme verso questi principi, verso una buona politica, verso un futuro migliore con delle garanzie. Questa città merita, perché è una città bellissima, che è stata fondata dalla cultura dei greci, è stata fondata dai greci perché ha una posizione che il Signore ci ha dato, quindi dovremmo meditare, come diceva Papa Valentina, sulla bellezza del creato per elevarci e per
per non togliersi da queste miserie che purtroppo ci infrangano, ci rendono sempre più limitati come persone. Noi siamo uomini, siamo limitati, però dobbiamo sforzarci di tendere a quelle che sono le speranze, le bellezze del creato, il nostro impegno di persone capaci che vogliono un futuro migliore, vogliono una città migliore. Io credo che, sono sicuro, anzi, che i cittadini di Reggio Calabria questa candela di speranza, questa candela di luce la accenderanno. Chiudiamo con l'ultima domanda che ci è stata mandata da una cittadina e ricordiamo che per scrivere alla redazione potete inviare delle mail a staffidv@gmail.com anche per l'appuntamento di questo pomeriggio alle 15 con le comunali di Milano. Allora, ci scrive Marica, 37 anni. Come si pone, avvocato De Caridi, nei confronti della questione del ponte sullo stretto? Io mi pongo nel senso che innanzitutto ringrazio, ecco, mi permetta di fare una piccola rete, ringrazio l'onorevole Ignazio Messina per il sostegno, per la fiducia che manifesta lui personalmente, anche il partito nei confronti, per le parole di apprezzamento che mi ha dato, so che sono sincere, quindi per questo lo ringrazio. E la questione del ponte sullo stretto. Noi siamo una città che è una città metropolitana, e però metropolitana è solo un'etichetta, perché dobbiamo costruirla questa città metropolitana. E tra i nostri progetti, tra i nostri impegni, è quello del, abbiamo definito, del mare che unisce. Per questa città dobbiamo, è necessaria per rendere effettivamente metropolitana la conurbazione con Messina, con una città che diventi una città dell'area, dello stretto, dove ci siano i servizi che siano collegati, che, in maniera che la conurbazione porti una ricchezza a tutte le due città. Perché sono due città che sono al centro del Mediterraneo e hanno una risorsa importantissima. Ora è necessario, certo, un collegamento tra le due città. Questo collegamento io ritengo che si possa attuare in maniera molto più efficace con un sistema di velocità e di mezzi che collegano le sponde dello stretto. E il ponte sullo stretto è una opera che è megagalattica, dove un pericolo per l'ambiente e per il sistema sismico è veramente reale, quindi non credo che sia la soluzione migliore per collegare le aree dello stretto. E noi siamo contrari al ponte perché ci sono delle altre priorità che sono quelle di creare veramente le infrastrutture, le strutture per il rilancio del turismo, per creare quest'area metropolitana, questa conurbazione. Quindi dobbiamo creare prima di tutto le strade, una rete di servizi che possa fare crescere la città di Reggio Calabria insieme all'area dello stretto, con un progetto che siano dei progetti veramente utili, che siano dei progetti veramente mirati all'interesse della città e non alla spartizione dei soldi che possono derivare dalle grandi opere, perché vede, qua si tende, i proclami del centrodestra sono quelli di fare le grandi opere, perché nelle grandi opere ci sono grandi soldi. Bisogna partire dalle idee, le idee innanzitutto, le idee, i progetti. Ci sono progetti che costano molto di meno, che possono essere attuati, come noi pensiamo quello del porto turistico, aprire la città al porto,
perché il porto, intanto che vengono fatte le grandi opere, è una risorsa, può nascere un indotto veramente importante che crei della ricchezza, ristoranti, cantieri e tutto il resto. C'è poi la Salerno-Reggio Calabria che si trova in condizioni disastrose e che ci allontana sempre di più dal resto dell'Italia. Quindi la priorità è questa, facciamo le strade, la Salerno-Reggio Calabria e poi pensiamo alle grandi opere.